Ci può fare un po' di chiarezza cosa sta succedendo all'interno del movimento? Spaccatura? Da che parte sta Conte, Grillo? No, non è un fatto da che parte stare perché non è un fatto di tifoserie. È difficile dire se stare con una brava persona o con un'altra brava persona, quindi non è questo il punto. È un momento difficile, e ieri la Camera si è riunita. Il sentore è quello comunque di provare a ricucire. Questo è quello che è emerso ieri dalla Camera. C'è una volontà comunque di continuare uniti e vediamo però cosa succederà, questo non dipende da me. Lo statuto lo avete letto? Lo statuto non lo abbiamo ancora letto, se parli dello statuto proposto da Conte, e non lo ha letto nemmeno la Camera dei Deputati, non l'hanno letto nemmeno i capigruppi di Camera e Senato, e basta, per adesso Si voterà su Rousseau? Che cosa pensa? no. Lo deciderà ovviamente Vito Crimi insieme al Garante. Secondo me Rousseau è un aspetto chiuso e superato del Movimento 5 Stelle. E non credo che si debba tornare indietro, se poi è per una votazione è un altro conto, però non credo che il movimento debba riaprire la parentesi Russo, che credo che sia già definita. Ieri Conte ha fatto delle dichiarazioni in cui ha espresso tutta la sua delusione anche per quello che è accaduto. Lei prima parlava di provare a ricucire, ma veramente c'è qualche possibilità? Non lo so, questo è un qualcosa che appartiene ai due interpreti. Io posso trasferirti quelli che sono gli umori dei miei colleghi che vivo tutti i giorni, non posso descriverti quello che non vivo. Quindi fondamentalmente non so se si potrà ricucire, però ci sono sindaci, attivisti, parlamentari, regionali che sicuramente vorrebbero continuare insieme a questo progetto. Un'ultimissima domanda, qual è il prossimo passo? Riunirsi ha un senso, che è quello di discutere delle informazioni. Quando ci saranno nuove informazioni, ci riuniremo per discuterle insieme.